Magari è morto. Orso. Orsetto, orsetto. No, è vivo questo. È vivissimo. Oddio, ma che faccio? Ma perché c'è sta un orso a casa di mio fratello? Perché? Orso, svegliati. Orso, orso. Oh, orso. E dai. Orso, ma te ne vuoi andare? Questa è proprietà privata. Oh. Ma che si è fatto questo? Amici di Facebook, internet e tutte ste diavolerie che io non so manco come si usano. Ho un problema enorme. Devo evacuare quest'orso. Ho provato a tirare la catena, non succede niente. Ho chiamato la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco. Non mi ha creduto nessuno, solo la finanza. Però voleva sapere se il negozio che mi aveva venduto mi aveva rilasciato lo scontrino fiscale. Io vi giuro che vi darò una grande mio fratello vi pagherà profumatamente per questo lavoretto. Ah, cioè, ma sei sicuro? Ma sarà un cane, che ne so, un cane randagio, no? Ma com'è possibile? Che ci fa un orso a casa mia? Ti sarai sbagliato, non è che magari sei un po' ubriaco, no? No, vabbè. Allora, per cacciare via un cane randagio, l'unica cosa da fare è mettergli un gatto vicino. Rimedia un gatto, buttalo in giardino, vedrai che scappa. Grazie mille per il consiglio, Giulio. Complimentoni. E grazie soprattutto per avermi creduto. Comunque, l'orso a casa tua c'è veramente. E ti ricordo che avrei potuto fregarmene e andarmene a Santa Marinella. Invece no, sto qui. Perciò ricordati che ci sono della gente a settembre che si devono ringraziare. Zio, secondo me a Roma fa troppo caldo e sta impazzendo. Un orso in casa nostra. Ma come ti viene in mente? Comunque io, anche se fosse tutto vero, proverei con lo scopettino. Con quello papà riesce anche a risuscitare i morti. Ciao Cesare, scusa, l'amico tuo non è potuto venire perché si è completamente ustionato. Ma c'è presente proprio un gambero con la pelle lucida, lucida? Figurati che il bagnino gli ha chiesto se lo potevo usare per fare segnalazioni. Vabbè, comunque, io non so che state combinando, ma ha lasciato un foglietto per te, te lo leggo perché per me proprio non ci ho capito niente. Allora dice: caro Cesare, amico mio, sei in buone mani. Vabbè, ciao bene. Per quell'affare che c'hai con l'orso, boh, devi procurarti un furgone, una rete da pesca, due involtini primavera, 4-5 ragazzi belli e robusti e dice un'assicurazione sulla vita, cioè. Mischia tu gli ingredienti a piacere. Cesare, mi dici che state combinando voi due? Possibile che me fate i casini pure da separati? E per fortuna che esistono gli amici veri, vero Ezio? Eh? Ma che te dice il cervello? A te il sole te fa male. Ma dimmi te, se uno adesso per sveglia un orso gli dà due involtini primavera. Cesare, ma pure l'orso, ma c'avevamo bisogno dell'orso, noi no che non c'avevamo bisogno dell'orso. Dai, io e Matilde te stiamo ad aspettare. Guarda, se sta storia dell'orso è una scusa, quando torni a casa fammi i conti, capito? Voglio fare questo appello. Io il 3 luglio, in ritorno da Disney, ho perso praticamente smarrito il mio orso. Il mio figlio, ma più di un figlio, perché è come un cane che è il miglior amico dell'uomo, che è come un figlio, però è più di un figlio e più di un cane perché è un orso, e allora è una serie di cose tutte insieme, quindi è più di tutti. È un figlio orso cane amico dell'uomo. E quindi voglio fare questo appello e farvi vedere che vi sto parlando. È lui. Il Pino è venuto male, non c'entra niente, comunque lui. Se riuscite a contattarmi, se lo vedete per favore, contattatemi a questo indirizzo internet. Ecco, con tutta questa storia chi ci mancava? Tony Orso.
Ma come si fa uno a chiamare Tony Orso, che poi sarebbe il proprietario dell'orso? Senti, Tony Orso, o vieni a riprenderti questo orso, oppure qui ci sono della gente che si prendono provvedimenti. Clarito? Cesare, e dobbiamo parlare da uomo a uomo, eh? E mi dice che l'orso è da te, il mio orsito è da te a casa di tuo fratello, e che molto probabilmente sta dormendo, eh? E io ti chiedo, por favor, por Dio, trattalo bene, con delle carezze. Io purtroppo ora sono qui, dall'altra parte del mondo, sono in Texas perché sono venuto a cercarlo, ho cercato per 12, 13, 12, 13 countries e sono venuto a cercarlo qua e non faccio in tempo a arrivare subito da te, però intanto se tu mi dici che lo tratti con cura, ti prego, che con amore, se gli canti una canzone d'amore e lui le piace, le gusta. E mo te dovrei pure svegliare con una canzone romantica. Ma perché? Parlami d'amore, orsù. Pure cambiare il nome, quella era Mario, hai capito? Orsù. Laggiù nell'Arizona, terra di sogni e di chimere, e una chitarra suona, cantano mille cabine. Oh, orsù, se sveglio, c'è sece, orsù, oh, che tappizzi. Una chitarra stanca, dai, na 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 na. Bandiera bianca. Vieni, vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, eh? Delicato, delicato, con amore di mortacci tu, andiamo al bosco. Ma questo è un orso vero, ma che siete pazzi? Ma che te credevi che ero scendiletto del camino? Il problema è un altro, che bisogna svegliarlo, e per svegliarlo dobbiamo cantargli una canzone d'amore romantica, capito? Dolce. Va bene, c'è un perché se sei sicura. Te l'ho fatta male, manco iniziato. È soporifera. Sei tu stai sulla mia mano tra le tue dita. Perché eri spenta, perché eri ferita, svuotata. Ma sei scemo? Sai cosa c'è? C'è un mondo nuovo qui. Aspetta solo noi, adesso che ci siete voi. L'hai accasciato. Basta, te prego, basta, sono sfinito. Hai fatto tutto il repertorio. D'altronde non può funzionare, ste canzoni le hai fatte per Eva. Questo qui è un orso innamorato di Orsetta, la sua Orsetta, che poi è pure una soubrette. Me lo potevi di prima, eh? Per colpa... Riproviamo. Per colpa tua nel bosco stavo a perdere tre dita. Certo che buona che era quella marmellata. Anche il cestino di quel turista, che invece era un cacciatore che sparava a pista. Perché non mi ami più? Tu dici che non si può, e forse mai. Ma dire, dietro a quel posto c'è un bel chiosco, ritorna e vedrai, fame più non morirà, ritorna e vedrai, staremo lontani dai. Sei mosso? Zio, niente, ci ho provato in tutti i modi, non si sveglia neanche quello Rolling Stones. Non ti preoccupare, ho trovato io la soluzione. Oh, ma che lo vuoi ammazzare, no? No, gli voglio togliere la vita, così fa meno pressione, vero?
No, zio, dai, ragiono, non si può fare. Senti, io so solo una cosa. Fra 6 ore mi parte la corriera per Santa Marinella. Vedi un po' che puoi fare, eh? 6 ore! Zio, ho le parole giuste, ok? Mm-hmm. Devo solo trovare la melodia. Tranquillo. Frippa d'orso alla romana. Rigatoni con pagliata d'orso. Curatella di orso coi carciofi. Così però non riesco a concentrarmi. Io sì. Oh, oh. Ce l'ho. Ne manca. Dai. Magnifica, ma dove vai? Che prima mai guardato, sai, ci giurerei. Ecco, sei ancora qui, fermati un po'. Puoi anche scomparire, io ti troverò. Magnifica, sei andata via e mi costringe a correre o a cercare compagnia. Quante notti perderei senza mai gridare noi, e all'improvviso appari tu da niente. No, tu non mi fermerai, sei oro trasparente, preziosa come mai, sfuggente quando vuoi. No, non mi ingannerai, sei oro trasparente, ti sfioro e non ci sei, chiudo gli occhi e te ne vai. Esisti o no? Se questo è solo un sogno, non mi sveglierò. Magnifica sarà questa realtà. Se resti qui, prometto che tra noi non finirà. Quante notti perderei senza mai gridare noi, e all'improvviso appare.